quando stavo là nella Lunda a Saurimo, c'è stato anche qualche momento di rifugiati, più che di rifugiati, erano diciamo di immigrati che venivano soprattutto diciamo a cercare un po' di risorse, diciamo, no? Di miglioramento della condizione propria della persona, soprattutto lì nella Lunda, e si trattava di garimpeiros, come diciamo noi, quelli che cercano i diamanti così a livello personale o artigianale. Ecco, sono stato anche là in quel tempo in cui c'è stato un tentativo di espulsione di quelli che non avevano, diciamo, i documenti in regola. Ecco, invece lì adesso, lì a Benguela, no, lì a Benguela sono un territorio dove non ci sono diamanti. Lì più che altro, ecco, c'è la presenza di lavoratori stranieri, soprattutto di cinesi. C'è un grande gruppo di cinesi che sono quelli che vincono tutti gli appalti quando si tratta di costruzioni di grandi edifici pubblici. Dopo ci sono anche imprese portoghesi, anche per le strade, per diciamo, la riabilitazione delle strade. C'è una grande impresa brasiliana, la Odebrecht, che anche quella sta vincendo molti appalti. Ecco, però io devo dire che in generale la presenza degli stranieri, perlomeno lì a Benguela, dove sono io adesso, non è vista come, diciamo, un fattore negativo. No, sono accettati, vedono che lavorano, vedono che aiutano a ricostruire il paese, quindi gli angolani accettano. Anche se comincia adesso ad esserci un po' di opposizione, nel senso che vedono che anche là, per esempio, i giovani trovano difficilmente un lavoro.